dicevo, queste sono le sostanze allergeniche che vanno riportate, quindi cereali contenenti glutine, cioè grano, seglo, orzo, avena, farro, camut, e loro ceppi ibridati, sciroppi di glucosio a base di grano, incluso il destrosio, maltodestrine, sciroppi, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati, crostacei e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, gelatine di pesce utilizzate come supporto nella preparazione di vitamine e carotenoidi, gelatine e colle di pesce, arachidi, soie, prodotti a base di soia, olio di grasso. Tra l'altro bisogna riportare anche l'ipotesi che l'azienda che lavora un dato prodotto possa venire a contatto con questi. Soia, prodotti a base di soia, olio e grasso di soia. Diciamo che un po' il produttore si tutela in questa maniera, però può esserci una contaminazione casuale. Oli vegetali derivanti da fitosterole, esteri di fitosterole a base di soia, tocoferoli, vitamina E insomma, esteri di vegetali prodotti steroli, oli vegetali a base di soia, ancora latte prodotti a base di latte, a vitamina Ma i tocoferoli non sono presenti anche in olio d'oliva, negli E. oli? Quindi se utilizziamo... Sì, infatti. Noi dobbiamo scrivere soltanto che Sì, c'è olio, non... sì. Ah, ok, Ok. grazie. Infatti tocoferoli misti naturali, tocoferoli di alfa, eccetera, sono succinati dell'alfa naturale a base di soia. Poi lattiolo, frutta a guscio, quindi le nocciole, mandorle, sedano, senape, poi semi di sesamo. Anidride solforosa, questo chiaramente nei vini va indicate, però in concentrazione, se le concentrazioni sono determinate, sono maggiori di 10 mg chilo, calcolati, eccetera. Lupini, molluschi, è prodotto a base di molluschi, questi vanno indicate, quindi fa parte della categoria degli allergeni che vanno indicati, o che possono provocare intolleranze. Qui definizioni specifiche. Vabbè. Allora, ritorniamo al discorso di cui mi sembra più facilmente interleggibile. Allora, sostanze non considerate ingredienti, carryover, ovvero gli additivi di un ingrediente composto che però non hanno alcuna funzione nel prodotto finito, coadiuvanti tecnologici, ovvero additivi o sostanze alimentari impiegate nella preparazione del prodotto, per esempio una copertura di cera di alcuni formaggi, caglio, eccetera. I costituenti di un ingrediente temporaneamente separati nel processo produttivo per poi essere nuovamente restituiti in quantità non cambiate, non superiori a quelle originarie. Per esempio, aromi aggiunti ai succhi di frutta recuperati dal processo di concentrazione degli stessi. Quindi quando degli aromi in qualche maniera o sono stati separati e poi ricostituiti per formare di nuovo il succo di frutta, queste non vanno indicate perché non hanno apportato né tolto né aggiunto nulla. Tali esenzioni non si applicano ovviamente al caso degli allergeni. Responsabile commerciale in etichetta deve obbligatoriamente figurare il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, è la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicato, produttore, confezionatore, venditore, purché la sede sia all'interno del paese comunitario. Quindi prodotto e confezionato da, e va indicato.
prodotto è convenzionato da e quindi va ammesso. Per questo molto spesso nei supermercati, diciamo, soprattutto in quelli a basso costo, come si chiamano, i discount, molti dei prodotti hanno scritto distribuito da, ma non c'è scritto, mi sa, il paese di provenienza del prodotto. Deve stare scritto. Deve essere scritto. Sì, infatti la prossima, la successiva pagina lo riporta proprio questo fatto. Ah, no, perché mi era parso di vedere a volte. Allora, l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione è oggi convenzionale è valido solo per i prodotti commerciali sul territorio nazionale. L'indicazione è facoltativa invece per i prodotti provenienti da altri paesi UE destinati al mercato italiano. Ottimo. La risposta quando mi chiede... Infatti, per i paesi extra non è obbligatorio in Italia. Fantastico. Dice, possono essere facoltativamente inserite anche altri soggetti... No, allora è chiaro qua. L'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o convenzionamento è valido solo per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. L'indicazione è facoltativa invece per i prodotti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea ed extraeuropea. Oh, fantastico. Infatti. E quindi in questo caso la rintracciabilità distribuita viene acquisita da chi l'ha distribuita, quindi la Procter & Gamble o Ciba, quindi andremo a fare la denuncia come consumatore alla Ciba, alla Procter & Gamble, eccetera. Possono essere facoltativamente inseriti anche altri soggetti professionali coinvolti nella filiera commerciale dei prodotti, ad esempio venditori distributori, purché la loro sede sia localizzata in uno Stato membro. Tale menzione diventa invece obbligatoria se i soggetti professionali hanno sede extracomunitaria. Questo è il caso, ad esempio, di una salsa di pomodoro prodotta e confezionata in Cina ed importata in Italia, dove viene distribuita al commercio al dettaglio. In questo caso, oltre alla sede di distributore italiano, deve essere indicata anche quella del confezionatore, ah ecco, perché qui c'è il confezionatore italiano e quindi quello cinese, distribuito dal cinese. Quindi purtroppo... Adesso c'è la grande polemica del riso che viene soprattutto dalla Cambogia e da sì, quelle parti... Sì, infatti ho sentito anch'io la televisione che dicono che ci sono problemi. Non è competitivo oltretutto rispetto a quello cambogiano, quindi non presenta le stesse caratteristiche organolettiche. E molto spesso, e tra l'altro si ritrova nei nostri risi, senza essere menzionato tra l'altro. Ecco, questo è invece, in realtà se quello proviene da altra, ma lì il problema è che sì, si trova nel riso italiano, ma viene venduto come italiano, non cambogiano, perché sennò deve essere... Sì. 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 Ma questo non è il caso che sono gli, diciamo, quelli cambogiani che vengono a vendere in Italia, che quindi di regola dovrebbero riportare la zona di produzione. È solo che è l'italiano che ha preso, in un certo senso froda, inganna un po' il consumatore, purtroppo in questo caso, in questo modo, sì. Vediamo quantità nette e quantità nominali, sono due cose diverse. La quantità di un prodotto preimballato è un'informazione obbligatoria e in quanto tale deve figurare in etichetta. Sono esentate dall'obbligo di indicare il valore della quantità i prodotti singoli venduti sfusi, i prodotti venduti a collo, beh, in quel caso non ha senso perché si sta vendendo una bottiglia di vino, insomma, la singola bottiglia di acqua o di vino, insomma. Prodotte la cui quantità è inferiore a 5 grammi o 5 millilitri, salvo le spezie e le piante aromatiche. I prodotti dolciari in cui quantità è inferiore a 31 grammi, prodotti soggetti a notevole calo di peso, ad esempio farine e legumi. La quantità può essere indicata in due diverse modalità, netto, dove, netto della tara, dove per tara si intende tutto ciò che contiene e avvolge l'alimento, o è unita adesso. Oppure quantità nominale che invece indica evidentemente il valore medio di un certo numero di confezioni o imballi.
Gli operatori sono liberi di scegliere quale delle due indicazioni utilizzare, però che la quantità, considerando però che la quantità netta non consente tolleranze, mentre quella nominale, visto che la media è di più valori, può consentire una certa tolleranza. E quindi quella nominale infatti tiene conto delle tolleranze previste dalle disposizioni metrologiche. Posso fare una domanda? Sì. Ma quando c'è peso netto, per esempio 1000 grammi è? Europea. Quindi significa che su quel 1000 grammi c'è una tolleranza prevista dalle normative europee. E però è la quantità netta, non è la quantità nominale. Se non consente certo. Tolleranze... No, comunque netta prevede comunque delle tolleranze, cioè 1000 grammi netto E significa che quella E consente delle tolleranze previste dalla normativa. Invece per quanto riguarda quella nominale, che essendo la media, può essere che su diversi contenitori ce ne sia uno pesa di più e altro, le tolleranze sono diverse. Non ho capito. Sì, allora, per quanto riguarda quella netta, con la E, sono previste delle tolleranze dovute allo strumento, nella pesata, dovuta alla macchina, invece a quell'altra invece sono dovute delle tolleranze in più perché è un valore medio, che sono più larghe le tolleranze. Allora, questo vale anche se io vendo delle olive in Salamoia o è un altro discorso? No, no, è vale lo stesso. Perché quindi nel c'è momento, il peso all'atto della vendita, peso netto. Sì, all'atto della vendita lei li vende con un peso netto, con un certo valore. Ah, okay. E quindi lei dice io ti vendo 10 kg netti, si suppone, però in quel caso tu non vai a metterla, attenzione. Sì, è soggetto a calo naturale, ma in questo caso tu non vendi la confezione. Ho sgocciolato, mo vediamo pure sta cosa. Sì, cosa sì. Sua parte. Sì, sì. Se tu ci metti quella E, è quella che obbliga, ti dà la possibilità delle oscillazioni nella misura. Quando tu non ce la metti, potremmo prendere un valore nominale come media di valori, non c'è quella. Quella sì, è meno restrittiva, è meno rigido, sì. La quantità di prodotto alimentare deve essere espressa in unità di volume e di prodotti liquidi. Le unità di misura che si possono usare sono il litro, evidentemente il centilitro, millilitro, grammo o chilogrammo. Il quintale non è un'unità di misura legale, pertanto non può essere usato in etichetta. Dicitura errata, litri 1,5. Dicitura esatta 1,5 litri oppure 1500 litri, quindi il litro davanti non si può mettere. 80 cl ovviamente è reato perché qui sono 2 cl, ma io scrivo invece quella corretta, ecco, vabbè, qui ce ne poi trovate tutte queste cose. Sì, questa qua? Ah sì, sì, non si usa più, oramai i grammi non si usa più. Può utilizzare la dicitura peso minimo? Peso minimo, permesso. Se sto confezionando un chilo di fave, sono sicuro che metto un chilo e 10 grammi per essere sicuro. Peso, sì. Peso minimo, un chilo. È un chilo, sì, in questo caso si può mettere. Allora, per i prodotti convenzionati a gamma unitaria costante esistono invece specifiche, vabbè, queste sono tutte relativamente alla... Allora, inoltre, in base a quanto previsto dalla... Poi ci sono da considerare anche queste, diciamo, altre misure che derivano dal fatto che siamo in Europa, un grammo è anche uguale, quindi alla doppia menzione, un grammo uguale a 0,035 once, un chilogrammo uguale a 2,205 pound, un millilitro è anche uguale a 0,035 fluid ounce. Poi ci sono le pinte o 0,22 gallone. Proprio perché stiamo in Europa ci possono essere tutte e due.
sai che hanno abolito in, in Inghilterra il sistema metrico imperiale, il sistema imperiale. Ah, ok. Sì, mi sa di sì. Adesso bisogna per forza mettere la dicitura in ecosistema metrico. O usi le due se sì. Allora, invece, prodotti immessi nel, immessi nei liquidi di governo, con il termine liquidi di governo si intende quella tipologia di liquidi accessori che non entra a far parte dell'alimento, ma che viene usata esclusivamente per facilitare la sua conservazione o per mantenere, adesso vedremo quel discorso gocciolato o meno, e per mantenere le caratteristiche organolettiche. Rientra in questa categoria acqua di salamoia, soluzioni acquose di sale, aceti, soluzioni acquose di acidi alimentari, soluzioni acquose di zuccheri, succhi di frutta, ortaggi. Tutte le altre sostanze, oli, liquori, non sono considerate liquidi di governo e pertanto non rispondono a quanto in seguito illustrato. Gli alimenti confezionati in un liquido di governo devono riportare in etichetta l'indicazione relativa alla quantità totale e alla quantità del prodotto sgocciolato. Tale regola può essere soddisfatta scegliendo tra le due possibili modalità, riportando la doppia quantità totale sgocciolata, oppure riportando la quantità totale e la percentuale di prodotto sgocciolato. Vediamo un attimino. Peso pesche sciroppate, peso nominale 100 grammi, prodotto sgocciolato 60 grammi. Peso nominale 160, pesche 60%. Vediamo quest'altra. Torno all'olio di oliva. Indicazione, o scelgo l'uno o scelgo l'altro. Indicazione del doppio peso, peso nominale 80 grammi, peso sgocciolato 50 grammi, 52 grammi. Oppure scrivo ingredienti, tonno, olio di oliva, sale, indicazione degli ingredienti senza il quid, cioè la specifica delle percentuali. Tonno all'olio di oliva, ancora. Indicazione del solo peso nominale, oppure faccio ingredienti, tonno 52%, olio d'oliva, sale, indicazione degli ingredienti con il quid. Preimballaggi multipli, nel caso di imballaggio cosiddetta preimballaggi individuali, contenenti tutti la stessa quantità di prodotto, l'indicazione della quantità può fare riferimento al peso globale oppure alla quantità dei singoli imballaggi, indicando però anche il numero, ovviamente, in modo che alla fine si ottenga sempre la stessa quantità. Posso scrivere o 200 grammi, oppure 10 confezioni da 20 grammi. O se posso fare per le merendine, confezioni di tè, eccetera, 10 kg contiene 15 confezioni. Tolleranze, questo è il discorso che... Secondo quanto disciplinato dalla 391-1980, che rappresenta appunto la, la normativa, diciamo, sulle quantità, i lotti di prodotti confezionati a gambe unitarie costanti devono rispettare i seguenti requisiti. Il contenuto effettivo non deve essere inferiore al contenuto nominale dichiarato in etichetta. Allora, la confezione non deve riportare un contenuto inferiore alla quantità indicata e sottratte di due volte l'errore massimo tollerato. E quindi viene riportato dei valori dell'errore. Per esempio, una confezione dal peso di 400 grammi, l'errore massimo tollerato è pari al 3%, questo è un dato statistico. 3%, vedete? Questo è un dato che viene dalla statistica. Calcolo, ovvero 12 grammi. Nessuna confezione quindi potrà presentare un contenuto effettivo inferiore a 400 grammi, che è il totale, meno 2 per 12, cioè 376 grammi. Termine minimo di conservazione. Quindi qui ci stanno le tabelle che riportano il quantitativo. E quindi l'errore, le tolleranze massime permesse. Termine minimo di conservazione, o TMC, o date di durabilità minime, è un'informazione obbligatoria da riportare in etichetta. Chi sono esentati dal TMC? Gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che
non hanno subito alcuna manipolazione, sbucciatura, lavaggio, cottura, i vini liquorosi, gli spumanti, vini aromatizzati, le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva, nonché dalle bevande ottenute da uva o da mosto d'uva, bevande con contenuto alcolico pari o maggiore al 10%, bevande analcoliche, i succhi, i nettari di frutta, prodotti della panetteria e della pasticceria che vengono comunemente consumate entro 24 ore successive alla fabbricazione. Aceti, sale da cucina, zucchero allo stato solido, prodotti a caffetterie, gomme da masticare e gelati monodose. Il TMC deve essere indicato in etichetta usando una delle seguenti modalità: da consumarsi preferibilmente entro il, se la data è composta da almeno da giorno mese, da consumarsi preferibilmente entro fine, in questo caso c'è mese e anno o solo anno. L'utilizzo in una delle due modalità è in funzione della durabilità dell'alimento, che essa viene determinata dal produttore o dal confezionatore sulla base delle seguenti indicazioni. Già l'altro giorno accennammo al prodotti facilmente deperibili o non. Ebbene, qui viene ripresa poi questa legge. Meno di 3 mesi significa modalità di indicazione giorno-mese, da consumarsi preferibilmente entro il 10 gennaio, per esempio. Dai 3 ai 18 mesi vanno messi mesi anno, da consumare preferibilmente entro fine gennaio 2008, oltre 18 mesi da consumare preferibilmente entro la fine del 2008. È ammessa anche la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il, riportando poi il TMC nel punto indicato. I prodotti commercializzati nei paesi anglosassoni indicano TMC nel senso del mese, giorno, anno, data di scadenza. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire dopo breve tempo un pericolo per la salute umana, il TMC può essere sostituite dalla data di scadenza, ovvero dall'indicazione del termine ultimo entro il quale il prodotto può essere commercializzato. La scadenza deve essere indicata con la dicitura da consumarsi entro, seguite dal giorno, mese ed eventualmente anno. Scaduto il termine il prodotto non può essere più posto in vendita nella presunzione che esso perda le caratteristiche di salubrità previste. La legge di cui vi parlavo, deperibile, facilmente deperibile, è quella il 16/12/93, che individua un elenco di prodotti alimentari deteriorabili in funzione quindi dell'acqua libera, abbiamo detto. Quelli che presentano un'acqua libera superiore al 95% devono essere, c'è da mettere dentro. In base alla data di scadenza, io ho una domanda in particolare. Se io fa una serie di prodotti, non so, dei sottoli, delle marmellate, delle confetture, la legislazione mi dice che la mia confettura può durare al massimo 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi? Sì, in base all'acqua libera, sì. Quindi io devo fare comunque un'analisi per capire quanto sarà la durata del mio prodotto? Sì, assolutamente sì. O dei test comunque per verificare il mio prodotto? O io faccio la questione sta in questi termini. O io mi faccio uno studio sul prodotto, vado a valutare lo shelf life, vado a vedere quanto dura e gli ho a disposizione queste documentazioni. In un momento in cui ci siano dei controlli organi ufficiali, loro tu puoi esibire questa documentazione e quindi tu non solo, oppure tu hai a disposizione, si prende in considerazione i prodotti che vengono riportati dal DM 16/12/93 e quindi tu lei si deve attenere a quei valori. Cioè io quindi posso fare dei test direttamente nella mia azienda? Sì. Beh, si suppone che la produzione venga standardizzata e quindi... No, per dire, ad esempio, se io faccio...
faccio delle marmellate, no? Sì. Ok, io apro, facciamo che il primo settembre apro la mia azienda di marmellate, inizio a produrre, inizio a farmi i test, però inizio già a scrivere quanto durerà, quindi inizio a scrivere che durerà 3 mesi, supponiamo. Poi magari fra 3 mesi scopro che la mia marmellata, perché è più naturale, tutto quello che vuoi, mi dura 2 mesi. Quindi significa che prima bisogna fare le prove di Chef Life e poi bisogna commercializzare. Ah, allora è meglio che non produca prodotti che durano più di 18 mesi, se no devo aspettare 18 mesi per avere, sì, i risultati della mia produzione, diciamo. Sì. Oppure noi andiamo a vedere sul decreto, ci mettiamo nei termini che sono presenti là e uno segue quei termini di legge. Più o meno, sì. Sì, 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 esatto. Chiaro, chiaro. Sì, esatto. Ecco, infatti, anche questo, ecco perché l'importanza di scrivere conservato in ambiente fresco, aerato, eccetera, eccetera. Sì, questo per garantire il produttore, quindi. Che individua un elenco di prodotti alimentari deteriorabili caratterizzati da una shelf life inferiore a 90 giorni. I più comuni sono latte derivate dal latte, carne fresca, pasta eccetera con ripieno, pasta fresca con ripieno. Titolo colimetro volumico, vabbè, qui indica la quantità totale di alcol che un alimento contiene ed è un'indicazione obbligatoria solo per le bevande avendo un contenuto di alcol superiore all'1,2%. Quindi io devo scrivere l'1,5, 1,7, 12%, 12% in volume, riportando al posto dei puntini la quantità di alcol che interessa. Ecco qua, errata, 12, questo è 12 gradi, non c'entra niente, 12% in volume, 10 gradi è errato ovviamente, gradazione alcol 45 gradi, no. Qui ci sono pure le tolleranze ammesse per l'alcol volumetrico, birre con un titolo alcolimetrico minore di 5,5 c'è una tolleranza di 0,5, birre con un maggiore di 5,5 la tolleranza ovviamente aumenta. Ah, il lotto, altra parte importantissima è il lotto. Il lotto è un'indicazione obbligatoria in etichetta perché chiaramente questo ci permette di effettuare la rintracciabilità del prodotto e deve essere riportata sull'etichetta in tutti i prodotti alimentari ad eccezione di i prodotti etichettati con la data di scadenza. Sì, c'è un altro modo di operare, uno o mette la L come vedremo adesso e ci riporta la data e il numero del lotto, oppure utilizza, decide sul quaderno interno di produzione, deve scrivere che il lotto si riferisce effettivamente alla la data di scadenza e quindi il lotto coincidono, perché mette in atto una procedura che dice che il mio prodotto deve valere 60 giorni e quindi facendo un calcolo a ritroso o un calcolo alla scadenza riporta quella data di scadenza con il lotto e quindi può essere utilizzato anche quella procedura, oppure ci scrive L e scrive una data che fa riferimento a certe studi e valutazioni. Ma nella dicitura del lotto ci deve essere per forza una data, perché io ho visto anche lotto numero 4300. No, non è obbligatorio. È una semplificazione magari. Il numero. In alcuni, sì, esatto. In alcuni la data. In alcuni casi c'è data e numero, che sono due cose completamente diverse. Quindi uno per semplificare può mettere la data di scadenza. Non toglie niente. Ma c'è qualche informazione mancante se c'è scritto lotto numero senza la data? Io come. No. Io posso scrivere benissimo lotto 135, però sono obbligato poi a scrivere il tempo di scadenza del TMC. E quindi magari uno usando il TMC come lotto si semplifica la vita, altrimenti deve mettere due informazioni e deve registrare sul quaderno tutte queste cose, sul registro interno. I prodotti etichettati con la data di scadenza o un TMC indicato con almeno un giorno o mese, in quanto queste informazioni sono sufficienti a risalire al lotto di produzione. Quindi non devono riportare
lotto, i prodotti agricoli che all'uscita dall'azienda non sono destinati al commercio ma alla manipolazione. I prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione, i prodotti confezionati in recipiente in cui il lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm quadri, i gelati monodose. Il lotto, chiaramente però il produttore deve avere a disposizione il lotto, cioè nel senso che nel momento in cui per esempio una persona consumasse, perché bisogna fare tutta questa storia sul lotto, perché nel momento in cui un consumatore consumasse questo gelato monodose e sta male, ritorna con lo scontrino all'azienda di produzione, quello c'ha la produzione e c'ha il registro con tutte le caratteristiche e si può risalire ai prodotti che eventualmente erano fuori norma o hanno arrecato il danno alla persona. Attenzione. Il lotto è un'indicazione finalizzata ad identificare il prodotto e ad individuarlo sul mercato. Qualora infatti si verifichi una situazione tale da comportare un ritiro o richiamo del prodotto dal mercato, perché è stato male una persona o via dicendo, il lotto consente di identificare facilmente la localizzazione dell'alimento, non solo a identificare gli eventuali componenti che fanno parte di quel prodotto, limitando le operazioni ad una o più partite identificate e non all'intera produzione immessa in consumo. Ecco perché il lotto, oltre che rispondere ad un requisito di legge, rappresenta uno strumento di gestione all'interno dell'azienda. Ecco che qui poi l'altra possibilità c'è quella di mettere lotto al fine di non essere confuso con altre, col TMC per esempio, volendo. I lotti non vanno dichiarati, altre informazioni obbligatorie. Sì. Sì. Pronto? Se dovessi imbottigliare l'olio, allora siamo a novembre, dicembre, imbottiglio l'olio, lo imbottiglio sicuramente in un'azienda che può imbottigliare, scrivo il numero del lotto, coltivatore diretto, devo scrivere che ho prodotto questo lotto in un determinato giorno, devo avere un record, assolutamente devo, sì. Deve essere registrato da qualche parte. Devo registrarlo da qualche parte. Sì. Okay. Altrimenti si perde la rintracciabilità, perché può essere che il giorno X si stava lavorando con dei contenitori di ottima fattura, il giorno X più 5 invece i contenitori erano di cattiva fattura. Se il consumatore sta male, la colpa di chi è? Delle confezioni X o le confezioni X più 5? Okay. Quindi bisogna poter rintracciare, poter risalire a tutto. Non dipende, cioè il coltivatore diretto lo deve scrivere e magari anche comunque chi ha imbottigliato per te al tuo nome. Sì. Okay. Quindi in un certo senso la rintracciabilità c'è. Sì. Ok, perché se c'è scritto imbottigliato da. Imbottigliato da tempo di scadenza, TMC ha messo X più 5, quell'X più 5 mi permette di risalire ai giorni che erano stati confezionati, perché nel registro sta scritto X più 5, confezionato, prodotto, magari sarebbe l'ideale risalire alle piante pure, vabbè, questa è un po' esagerazione, comunque dovrebbe magari essere possibile. Chiaramente ci sono delle altre informazioni obbligatorie, quali istruzioni per l'uso, tempi di cottura, cucinare, conservare per esempio ad una temperatura non superiore a 4 gradi per il vostro interesse, no? Nell'interesse del produttore, lontano da fonti di calore oppure lontano dalla luce, questo è per esempio per l'olio è importante perché l'olio soffre la luce in quanto si può degradare prima, processi si innescono, processi di rilascimento, origine, provenienza geografica. Chiaro che è stato specialmente per il doppio ICP è richiesto che sia indicato la provenienza. Prodotto per il quale è necessaria l'indicazione dell'origine territoriale,
ortofrutticole, uova, carne, obbligo indicare origine, varietà e calibro, indicare il paese d'origine, tipo di comunitario, comunitario, nazionale, carne bovina, l'etichetta, qui ci sono tutta una serie di obblighi, olio di olive, indicare il paese dove sono state raccolte le olive e dove è stato estratto l'olio, quindi una decisione comunitaria, vino, idem, miele, indicare il paese d'origine, la tipologia di prodotti e anche il campo di applicazione dell'obbligo, se questo è comunitario è esteso anche ai prodotti destinati al commercio estero, se è nazionale solo i prodotti commercializzati in Italia. Allora, etichettatura ancora, le indicazioni obbligatorie per questa categoria di prodotti sono sfusi e preincartati, denominazione di vendita, elencazione degli ingredienti negli alimenti surgelati, il peso totale, il peso netto della glassatura. Allora, pasta fresca, ci sono altre indicazioni da riportare. Allora, vediamo adesso i claims. L'etichettatura nutrizionale e salutistica è disciplinata da un'apposita normativa che va ad integrarsi con quelle precedentemente illustrate relative agli alimenti comuni. I casi di obbligatorietà, i contenuti e le esclusioni. Il regolamento CE 1924-2006 detta invece le regole per l'utilizzo dei cosiddetti claims nutrizionali e salutistici, cioè delle ulteriori informazioni che vanno aggiunte all'etichetta, ovvero quelle indicazioni che possono figurare in etichette richiamando l'attenzione del consumatore su particolari proprietà nutrizionali o salutistiche possedute dall'alimento. Sono escluse da questo campo l'acqua minerale naturali, i prodotti destinati ad un certo tipo di alimentazione, integratori alimentari per esempio. Vediamo come funziona. Vabbè, questa è la compilazione di un'etichetta nutrizionale. Vediamo i claims. Vabbè, allora, per quanto riguarda i claims, che questi riportano delle indicazioni ulteriori, ottimo prodotto perché possa ringiovanire, ottimo prodotto perché migliora le caratteristiche diuretiche, bisogna riportare effettivamente nell'etichetto o in qualche modo bisogna riportare le evidenze che hanno portato a questi risultati. Ecco qual è il discorso dei claims. Quindi non si può riportare dei claims senza poi andare a riportare le evidenze che hanno dato questo risultato. Informazioni nutrizionali, vabbè, per quanto riguarda, ecco, il claims relativo alla salute, qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. Allora, i claims nutrizionali corrispondono sostanzialmente alla definizione di indicazione nutrizionale. Quelli salutistici, invece, qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra alimento e i suoi componenti e la salute, e claims relativa alla riduzione di un rischio di malattia. Come ci si comporta in questo caso? Intanto non devono essere falso, ambiguo o fuorviante, non devono incoraggiare consumi eccessivi del cibo, non devono far nascere o sfruttare timore nei consumatori, devono essere comprensibili per il consumatore medio, ovvero quello che la giurisprudenza comunitaria ha definito come normale, normalmente informato, ragionevolmente attento e cauto, devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accettate, resi disponibili alle autorità competenti se richiesto, tenendo conto di tutti i dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova. Questo è il comportamento corretto.
Con riferimento alla sostanza nutritiva o alimento rispetto alla quale è fornita l'indicazione, viene stabilito che deve essere contenuta nel prodotto finale una quantità tale da produrre effetto indicato. Deve essere in forma tale da essere utilizzabile dall'organismo. La quantità di prodotto necessario per produrre l'effetto indicato deve essere quella ragionevolmente consumata dal consumatore finale. Indicazione nutrizionale ammesso nell'ambito di comunitario, a basso contenuto calorico, cioè senza zuccheri, ad alto contenuto di proteine, a ridotto contenuto calorico, senza zuccheri aggiunti, fonte di, è il nome delle caratteristiche. Quindi questo è quello che è permesso fare, chiaramente sempre con delle evidenze allegate. Poi ci sono i claims salutistici. Sì. Per esempio, per quanto riguarda il vino, ecco, immagino la dicitura sui solfiti. Sì. Allora, siccome normalmente i solfiti sono contenuti nel vino naturalmente, se uno non aggiunge solfiti nella produzione, può aggiungere, non contiene solfiti aggiunti come per i zuccheri? Perché non è sembrato che fosse vietato. Cioè, dice, metto non solfiti aggiunti, vabbè, lo può fare, però, perché poi tra l'altro quello è pure una leggenda. Sì, lo può fare, però chiaramente questa maniera induce il consumatore a comprare quel vino che ha queste particolari caratteristiche, però deve avere a disposizione o in fase di controllo non si trova il contrario. Capito, ma se nella produzione del vino comunque i solfiti ci sono, cioè magari cioè uno può dimostrare con delle analisi che al di sotto di certi limiti è probabile che non ne siano stati aggiunti. Cioè sì. Sì. No, se non ci sono non c'è bisogno. Però se è un allergene bisogna ci sono. Contiene solfiti ma non aggiunti praticamente. Perché se no, non può, però se questi superano il limite, quindi intendiamoci, deve essere sempre valutato che anche se non li hai aggiunti, non ci ne siano comunque, è lo stesso caso che diceva la signora che io produco olio biologico, però se qualcuno l'ha fatto io non ne so niente, io mi tiro fuori dall'arrecare danno alla persona perché non sono stato io, no, però tu devi garantire comunque, avendo dato questo per scontato che è un biologico, che sia biologico. Sì, perché in questo caso la legge ricade sul produttore. No, vabbè. Appunto. Non si può dire che non contiene solfiti non aggiunti. Eh sì, se ci stanno in piccolo. Se ci sono. Se non ce ne sono solfiti, perché si è dimostrato che non ce ne sono, non ci scriviamo, non contiene solfiti. A meno che non lo voglia. Sia un claims, diciamo, nutrizionale, voglia scrivere, non ci sono solfiti, ma che non ci devono stare veramente. O scrive a ridotto contenuto di solfiti. Può scrivere anche questo. Sì, deve essere sicuro, però, altrimenti poi si corre nelle sanzioni che sono previste per mendacità. Ci sono claims salutistici, l'aggiunta di sostanze che possono portare a miglioramenti, eccetera. Qui ci sono altre possibilità. Oltre al rispetto delle condizioni generali d'uso, le indicazioni salutistiche dovranno sempre riportare in etichetta una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la quantità dell'alimento, le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato, ove necessario
una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare il consumo dell'alimento. Claims, per esempio, migliora le funzioni intestinali. Indicazioni associate: per ottenere la massima efficacia si consiglia di consumare il prodotto per almeno una settimana. Si raccomanda l'uso del prodotto associato ad uno stile di vita sano e ad una dieta equilibrata. Se consumato in dose eccessive può avere effetti lassativi. Non somministrare ai bambini inferiori ai 5 anni. No, questo alimento. Ancora, claims di riduzione del rischio di vita, rischio di malattia, come per i salutistici, un elenco di questi claim non è stato ancora definito e le aziende interessate per adottarlo dovranno presentare apposite domande di autorizzazione per questo discorso. Anche per quanto riguarda, sì, chiaramente, anche per quanto riguarda il claim salutistico bisogna presentare delle domande in cui bisogna riportare all'EFSA, Autorità Europea per la Salute, tutte queste robe che devono essere riportate in modo da convincerli. Quindi ci passa la voglia di farlo. Altri claims che possiamo riportare, extra, se il prodotto presenta caratteristiche qualitative superiori rispetto alla media dei prodotti analoghi in base a norme specifiche, puro, sta per indicare esclusivo utilizzo di uno o più ingredienti che viene usato in luogo di solamente o esclusivamente, fresco, eccetera, ci sono alta qualità, ce ne stanno tanto, qui vedete. Etichettature, ecco, poi bisogna riportare ovviamente gli allergeni. No, vi volevo portare degli esempi. Qui sono riportati tutti gli allergeni che è possibile trovare. Vino rosso, lista ingredienti non obbligatori, dicitura, contiene solfito oppure contiene anidride solforosa. Questo per quanto riguarda gli allergeni. Sì. Scusi, fra le diciture extra, rientra anche adatto per vegetariani, per vegani? Sì. Fa parte degli extra? Ok. Poi ancora, può contenere celiaci. Se l'alimento non contiene allergeni, ma vi è la ragionevole possibilità, quella che abbiamo visto prima, di contaminazione accidentale di sostanze allergeniche dovuta ad esempio alla presenza di allergeni nello stabilimento produttivo, può contenere tracce di, perché ci può essere una ragionevole possibilità che ci siano. Vabbè, quando si ha prodotti biologici bisogna riportare il logo. Poi abbiamo diversi tipi di... Per illustrare le modalità di etichettatura dei prodotti biologici è necessario distinguere tre specie. Alimenti interamente biologici o con una quota di ingredienti maggiore al 95% in peso sul prodotto finito, alimenti nei quali gli ingredienti biologici sono inferiori al 95% del peso del prodotto finito, alimenti ottenuti da un sistema agricolo in conversione. Allora, alimenti interamente biologici significa possono utilizzare etichette, il termine biologico o le abbreviazioni bio ed eco. Almeno il 95% in peso ingredienti di origine agricola, provenienti da agricoltura biologica, non contengano OGM né ingredienti derivati da OGM. I prodotti alimentari che in conformità a quanto sopra illustrato utilizzano in associazione alla denominazione di termine biologico o su abbreviazione devono inoltre riportare il logo comunitario di biologico.
che è questo qua, in bianco e nero è il bilingue. Subito sotto il logo il codice identificativo rilasciato dall'organismo di controllo. Il codice è alfanumerico ed è così composto. Le prime due lettere indicano il paese, le lettere successive indicano l'organo di controllo, segue il numero dell'operatore e la lettera T. Alimenti che contengono ingredienti biologici in quantità inferiore al 95%. I prodotti alimentari che contengono ingredienti biologici di origine agricola in quantità inferiore al 95% possono utilizzare il termine biologico e le sue abbreviazioni esclusivamente se riferito al nome dell'ingrediente e nell'apposta lista degli ingredienti indicando anche la relativa quota percentuale sul totale degli ingredienti di origine agricola. Il termine biologico o le sue abbreviazioni devono essere riportate con colore di dimensione tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti. Questa categoria di prodotto non può riportare in etichetta il logo comunitario, l'indicazione dell'origine comunitaria con e o non comunitaria dell'alimento, nonché il riferimento all'organismo di controllo. Questa specie invece in conversione ottenuta da aziende agricole che hanno avviato il passaggio al regime produttivo convenzionale a quello biologico sulla base di un piano di conversione la cui durata viene concordata con l'organismo di controllo. I prodotti agricoli ottenuti da aziende in conversione possono riportare in etichetta prodotti in conversione all'agricoltura biologica solo se il periodo di conversione dura da almeno 12 mesi. Il prodotto è composto da un solo ingrediente vegetale, ad esempio olio di oliva, è presente in etichetta il codice identificativo rilasciato dalla struttura di controllo. Poi ci sono quelli OGM, e qui bisogna riportare in etichetta ancora gli OGM, se ci sono prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati. Vediamo qualche esempio adesso. Si può anche utilizzare il codice a barre OEAN, questo qua, per identificare le caratteristiche di un'azienda. Guarda qui le sanzioni. Ecco. No. Però può essere riportato. Allora, questo che vedete qui è un'etichetta errata. Indicazione del corretta. Qui viene l'indicazione del responsabile comunitario e sede dello stabilimento, codice alfanumerico dell'imbottigliatore, termine minimo di conservazione. Indicazione sulla corretta conservazione del prodotto, denominazione di vendita più dicitura prevista dal regolamento CE, numero di lotto, indicazione dell'origine. Quelle di sotto c'è qualche errore. La dicitura corretta prevista dal regolamento CE, olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive unicamente mediante procedimenti meccanici. Qui invece ha scritto olio di categoria superiore, apposta. Semplificato invece non va bene. Qui ha riportato la partita IVA, ma la partita IVA non è un'indicazione inequivocabile o meglio facile da identificare. Infatti non è un'indicazione che consente di risalire facilmente al responsabile commerciale. Manca inoltre il codice alfanumerico dello stabilimento di confezionamento. Modalità di conservazione, etichetta nutrizionale, denominazione di vendita, bollo CE. Cosa? No, anche perché è costituito praticamente solo da olio.
e quindi proteine eccetera, no? Sono quantità bassissime, in questo caso si può fare a meno. No. Data di scadenza, 1 gennaio, quantità nominale, e qui dice la E, che è quella che diceva lei. Se uno si fa le analisi del suo olio e dice io sulla mia etichetta gli voglio mettere tutti i risultati delle mie analisi perché sono così belli che voglio che tutti lo sappiano, si può o è concorrenza sleale? No, adesso la normativa prevede dei dati minimi, se ne mette di più rispetto a quelli minimi non è concorrenza, poi si assume la responsabilità delle mendacità, anzi dovrebbe meglio... non fare effetto, ma meglio rappresentare il proprio prodotto. Indicazioni in merito alla provenienza geografica. Vediamo quest'altro prodotto, questa etichetta sbagliata. I requisiti cogenti non possono essere pubblicati in etichetta. Azienda con sistema KCCP verificato non funziona. Il termine dei nutrienti devono essere solo quelli previsti da... Qui ha messo qualcosa in più che non va... inoltre, se indicati i sali minerali, deve essere riportata anche la percentuale della dose giornaliera. Se riporti i sali minerali, questi qua, deve riportare anche metodologia americana che riporta la quantità massima assumibile, minima raccomandata giornaliera. Sì. Anche in presenza dell'indicazione del responsabile commerciale, il bollo CE deve essere sempre riportato, qui non viene riportato il bollo CE. Ortofolitico freschi preconfezionati, etichetta, prezzo, data di confezione, numero di lotto, quantità netta, denominazione, etichetta errata, questa ha scritto mela golden, questo invece si riporta mele verdi, la denominazione di vendita deve riportare anche il nome della varietà, qui origine Sicilia, il nome del paese è obbligatorio, quello della sottozona facoltativo, quindi deve riportare Italia. La dicitura corretta per indicare il peso è chilogrammi, non chilogrammi sballata qui perché c'è una KG, la G è grande. Cioccolato, cioccolato al latte con cannella, notate bene, quindi c'è la cacao 30% minimo, cannella 2% viene riportata perché l'avevo ho creato delle aspettative nel consumatore. Denominazione di vendita con aggiunta dell'ingrediente cannella, se presente, indicazioni sugli allergeni, può contenere tracce di nocciola e mandorle, elencazione degli ingredienti, riferimento al responsabile prodotto da WYZ SRL, lotto e quantità netta, termine minimo di modalità di conservazione. L'etichetta successiva con cannella non riporta la percentuale del cannella, ma io l'avevo menzionata nella denominazione di vendita e quindi c'era da aspettarsi. Cacao minimo, nel cioccolato al latte il cacao minimo deve essere il 25% e quindi andava indicato. 30%, eccetera. Il termine puro può essere apposto solo se il prodotto non contiene altri grassi vegetali, perché qui ho messo il termine puro, puro cioccolato, manca il quid relativo alla cannella, okay. Il cioccolato al latte, minimo, indicazione della denominazione di allergene, può contenere allergeni e senza obbligatorietà. L'indicazione del termine minimo di conservazione per i prodotti conservabili del 3-18 mesi deve essere riportato con mese e anno. Questo sta scritto solo l'anno. Pasta alimentare,
spinacelle, pasta di semola di grano duro con spinaci. Beh, ci mi aspetto qui che semola di grano duro, acqua, spinaci in polvere 2% e sale. Lotto, termine minimo di conservazione, indicazione sulla modalità di preparazione, elencazione degli ingredienti con quid, responsabili commerciali di denominazione. Allora, questo di sotto invece non riporta la percentuale di spinaci. Ingredienti, allora, sono esentate dall'obbligo di elencare gli ingredienti solo le paste secche, ma non le paste secche speciali. Tagliatelle di semola di grano duro con spinaci. La denominazione commerciale di tagliatelle non può contenere la denominazione di vendita. Quindi l'indicazione poi del termine minimo di conservazione per i prodotti conservabili oltre 18 mesi deve essere riportata esclusivamente con l'anno. E diciamo che è un eccesso questo di metterci tutto, ma anche non va bene. Qui in realtà c'è un errore perché ha messo solo gli spinaci, però non ha riportato semola, grano, acqua, eccetera, sale, formaggi, cacciottella, formaggio magro a base di latte vaccino, materia grassa 19%, indicazione del responsabile, indicazione del lotto, termine minimo di conservazione, bollo c'è, indicazione della quantità nominale, indicazione delle modalità di conservazione. L'etichetta di sotto è errata. Manca, se non sbaglio, il bollo c'è, infatti. Oltre all'informazione del responsabile commerciale, la quantità è di origine nominale, devono essere riportate etichette, il bollo c'è, come previsto, questo è obbligatorio oramai. Se fabbricato con un solo latte e calio, l'indicazione degli ingredienti non è del tutto obbligatoria. Materia grassa, formaggio a base di latte vaccino. Miele, grammi, indicazione del lotto, termine minimo di scadenza, a questo punto è un anno, perché chiaramente il miele non è deperibile facilmente, denominazione di vendita facoltativo, aggiungere il metodo di produzione, etichetta errata, miele di bosco integrale, corbezzolo, le indicazioni miele di bosco, miele di montagna, eccetera, sono vietate, così come le aggettivazioni vergine e integrale. Unica denominazione di vendita ammessa è miele, che può essere completata dall'indicazione all'origine floreale, vegetale e del metodo di produzione. Se il miele è originato da più stati o questi test, deve figurare il nome degli stessi, eventuale sostituito da una delle più indicazioni. 1. Miscele di miele originarie della comunità economica, miscele di miele con origine della CE, miscele di miele originate e non originate dalla CE, quindi non si può indicare UE e Ungheria. Etichette, tacchinelle, pezzi di tacchino tagliato a fette, ci sono le varie indicazioni. Prosciutto, allora, peso netto meccanicamente determinato è una dicitura ambigua e pertanto non va riportato in etichetta. L'indicazione della specie animale da cui provengono le carni è obbligatorio. Qui non viene riportato. Prosciutto di, non c'è scritto. Cosce di suino. La data di produzione deve essere sostituita con quella di scadenza e con il lotto. Effettivamente non si riesce a capire quando scade.
Va bene, ce ne stanno tanti altri di questi esempi. Bene, e diciamo che in queste diverse lezioni noi siamo partiti praticamente da quelle che erano le tipologie di contenitori e poi siamo arrivati finalmente a metterci l'etichetta. Diciamo che abbiamo percorso insieme un bel po' di tappe che ci hanno portato finalmente, ci hanno portato da quello che può essere, possono essere gli ingredienti presenti in un alimento, ai modi per conservarli, ai modi per gestire bene la qualità, fino all'etichettatura. È stato un percorso abbastanza faticoso, spero che sia stato interessante, e quindi auguro a tutti una buona serata. Ok, arrivederci. Ciao, ciao.